Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi su Isola delle Rose TV inizia una nuova serie, una serie sui misteri. Parleremo di alieni, di UAP, di UFO, di fantasmi, di investigazioni del paranormale. E tutte le volte cercheremo insieme di capire se i contenuti che porterò sono veri o falsi. Quindi ho bisogno del vostro aiuto e della vostra attenzione. Vi voglio attivi nei commenti, vi lascerò comunque nella descrizione sul mio sito giuseppegovinda.com e tutti i link che ho visionato oggi, così potete andarli a guardare con calma. Siete pronti a incontrare il mistero? Allora, il primo video riguarda un footage che viene dalla California, l'ho trovato qui su Reddit e si intitola UFO performs sharp maneuver, fa una manovra molto strana after laser pointed directly its craft, cioè gli puntano il laser e questo UFO fa una manovra molto dritta, molto perfetta, ecco, strana, verso quelle persone che avevano puntato con il laser. Ma guardiamo le immagini, guardiamole dall'inizio. Allora ve lo metto in mondo visione e vai. And then he flew and curved down this way. We got just the beginning of it. Cos'era quello? Cos'era quello lì? Another one right here. Quello lì. Beh, quello. Quello è un UFO. Flying right over our heads. Pointing it right at him. Cioè gli pone. And now he's turning. Sì. Guardate come si è mosso. Yeah, it just flashed. I'm lasering at him and he's curving. Shit. Incredibile, questo era il primo video di oggi. Che dire, cioè il primo video della nostra cosa dei misteri. Come avete visto nel video si vede appunto, ecco, faccio vedere questa zona qui, questo momento, questo clip, questo fermo, faccio vedere questo fermo immagine in cui si vede appunto l'UFO qui, questa cosa di lumina e il laser puntato da questi personaggi. Cioè io non so cosa dire, sia quello falso vero, cioè dal video sembrerebbe una cosa vera. Guarda, riguardiamolo un attimino di nuovo, cioè magari senza audio questa volta. Allora c'è lui che sta guardando il cielo, poi c'è questa cosa che quello lì dovrebbe essere un uccello, un animale, però questo qui non può essere un animale, non sembra un animale. Guardate lì che lo vediamo che sta camminando, che sta facendo questi giri, gira e poi ritorna indietro e fa una manovra velocissima e quando vede che c'è il laser che viene puntato dal laser, e poi questo video finisce così, credo di sì. E quindi non so, cioè potrebbe essere vero o falso, che ne dite? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, secondo me potrebbe essere vero. Però io, sapete, io con questi video, anche se sto facendo questa serie, molte cose le prendo veramente con il contagocce, le prendo queste cose con le pinzette, come si diceva da bambini, e quindi vabbè, vedremo, non saprei se è vero o falso, però sembrerebbe una cosa abbastanza vera. Eh sì, questo UFO che va così, si muove e si sta avvicinando, cioè si allontana, poi vede che, guardate, va, viene preso dal laser e si spaventa e fa un giro stranissimo e poi ritorna e va via. Incredibile, non saprei se è vero, però sembra una cosa abbastanza vera. Ma guardiamo il secondo video. Allora, il secondo video lo troviamo su questo canale, su Twitter, e si è intitolato Landed Cloaking UFO. This is an original report and video from Newfork and MUFON respectively. Ok, e questo è interessante. Allora, non ha l'audio, me lo metto un attimino grande e lo cerchiamo di capire insieme. Allora, c'è questo UFO su un prato. E sembrerebbe proprio a questa forma tipica da UFO che conosciamo tutti. E poi c'è lui che muove il... si muove un po' troppo. Dovresti stare un po' fermo. Allora, lui è fermo, ma si muove troppo, come tutti questi video di UFO. Di solito... Ah, ok, lui è in movimento con la macchina, quindi lui si muove con la macchina, per questo è molto senza una... Non è stabile come video. Comunque, vedete qui, un fermo immagine. Facciamo il fermo immagine un attimino.
Ecco, questo UFO, cioè sembrerebbe appunto un UFO, tra l'altro questo video non è fatto nemmeno, non c'è nemmeno l'audio, su un prato fermo lì che non si muove per niente. Al tramonto, ma cos'è quella cosa lì che succede? Cioè sembrerebbe che in questo caso, guardate, qui, cioè... Non so, sembra proprio che una parte di navicella non esisti, non sia più lì, non esista più, non sia più là. Come si dice? Non so più parlare. Vabbè, ragazzi, avete capito? E poi lì che ritorna. Ecco, guardate, cioè guardate in questo caso, guardate qui, cioè questo UFO non è più un UFO, ma sembrerebbe una cosa a triangolo così, non mi sembra, non so cosa pensare di questo video. Guardate. Incredibile. Boh, quindi non so, cioè sembrerebbe, secondo me questo qui è fake. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma guardiamo il prossimo contenuto. Anche il prossimo video è molto interessante. Questo qui dovrebbe avere l'audio e fa vedere appunto un UFO vicino a un veicolo spaziale, ecco, comunque vicino a un aereo. È un UAP. Ecco, vediamo questo video dall'inizio. Dai, vediamo se possiamo vederlo. Vai. Ma avete visto? Cioè, incredibile! Ma rivediamolo di nuovo un attimino. E scende. Whoop, e scende. Incredibile. Guardate ragazzi, guardate proprio in quel momento in cui l'UAP è messo lì dritto e va in basso e scende e si disperde nelle nuvole, si nasconde nelle nuvole. Questo pilota che guarda lì con la telecamera, tutto lì che ha paura forse. Guardate come scende, guardate come scende, guardate come scende, guardate come scende. Ed è sceso lì, vabbè, non si vede lì nel momento in cui entra nella nuvola. In questo caso non so che dire, cioè nel senso, cioè noi vediamo questo UAP tutto il tempo, però proprio nel momento in cui sta entrando nelle nuvole non lo vediamo, cioè vediamo il momento in cui si gira, quindi se vuoi magari fa fare una cosa falsificare, è più facile così, perché se non vedi il momento in cui entra, poi non devi fare la maschera per fare entrare, diciamo, l'oggetto e falsificare il video. Però, sì, poi comunque ci pensavo l'altro giorno, creando questa nuova serie, dicevo, pensavo, nel 2024... Ancora abbiamo tantissimi video pixelati e pixelosi, però uno può dire, vabbè, questa cosa vuol dire che sono tutti falsi, però io da content creator so che è molto più difficile falsificare un video che è stato fatto con una brutta telecamera, perché nel senso tu puoi fare un video bello, puoi magari mettergli dei filtri, cioè c'è un lavoro molto più lungo. Cioè, al massimo tu potresti, cioè per falsificare in modo semplice, devi fare un video appunto come questo, e puoi mettere magari un filtro grainy e dopo aver falsificato tutto, e magari sembra amalgamare tutti i lati dell'astronave, rendere tutto strano, tutto realistico, scusate. Però per un video molto pixelloso è difficile falsificare perché poi devi pixellare tante cose, non so, ecco, ci pensavo l'altro giorno, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video e comunque anche di questa mia teoria, cioè falsificare un video pixelloso è molto più difficile che falsificare un video fatto bene. Questo video vi farà impazzire, cioè sapete le mummie messicane che sono venute qualche settimana fa, o meglio un paio di mesi fa ormai? Che hanno esposto in Messico con grande, diciamo, ci sono state tantissime speculazioni, sono veri, sono falsi, sono delle bambole, sono state comprate da Primark, le hanno comprate dall'Idol, non so. Ecco, adesso sono spuntate altre due bambole o
zombie alieni. E lo dice proprio questa descrizione qui, che dice: New three-fingered Nazca mummies revealed in Mexico. Cioè è una notizia di qualche giorno fa, di 2 giorni fa almeno, qui sembra, su Instagram, in cui si hanno rimostrato delle nuove mummie aliene. Vediamo prima il video e poi cerchiamo di capire meglio la situazione. C'è qualcuno in spagnolo. Che gli pare tutto intorno a me? Sì, esa è definitivamente es algo diferente, no es común. È lo che se può resaltar in questa fotografia. Cioè le hanno fatto la risonanza, la TAC, risonanza magnetica, cos'è questa qui? La TAC. Guardate questi. Non saprei. Cioè se non sono mummi non so cosa sono, cioè se non sono alieni loro non so cosa possono essere. Guarda, tre finger, hanno 3 dita. Cioè ragazzi, lui ha detto che tutta l'articolazione, è coerente, cioè ora non so chi è quello lì, se è il fratello di Paperino o se è veramente un infermiere o comunque un dottore, sembrerebbe un dottore messo lì che guarda la risonanza magnetica o la TAC e ci descrive appunto questi esseri con 3 dita che hanno delle facce stranissime. Vediamo la descrizione, cosa dice la New Nazca Mummies, sempre a Nazca, quella città famosa, quel posto famoso dove hanno trovato tempo fa quelle mummie in mezzo. Sono state mostrate in una conferenza in Messico. Congress leaders said that the mummies date back to 2000 years ago. Ok, 2000 years, quindi dice che queste mummie sono vecchie di 2000 anni. And are evidence on continued interaction between the Mayan people and the three-thawed aliens. E dovrebbero essere un'evidenza, ecco, dei Maya, che stavano in contatto con questi alieni a 3 dita. Ok, io non so come possa essere così intelligente o come possa diventare intelligente una specie con 3 dita. Cioè, perché se uno ci pensa, le nostre dita hanno un senso, cioè abbiamo il pollice che ci rende molto più, cioè ci ha reso nei millenni e nei millenni, sì, centinaia di migliaia di anni, ci siamo evoluti, siamo diventati più importanti delle scimmie, tra virgolette più importanti, perché abbiamo la capacità di muovere bene le dita e quindi le dita sono importanti. Cioè nell'evoluzione di una specie, se questa specie vuole imparare a svilupparsi più nel territorio in cui si trova, avere 3 dita non è molto utile. Quindi io quando penso a questi alieni a 3 dita che riescono a fare delle navicelle spaziali e quindi a muoversi bene nel loro habitat, a costruire avendo 3 dita, non lo so, non riesco a crederci. Io sono un grande I believe, io credo moltissimo negli alieni, nelle civiltà aliene, sicuramente ci sono lì, però non posso pensare che sono venuti fin qui se hanno 3 dita. Cioè se avete 5 dita va bene, potete muovervi meglio, però 3 dita, come fate voi a maneggiare le cose con 3 dita? Ma provate voi a vivere 24 ore con 3 dita, cioè è difficilissimo. E questo era l'ultimo video di oggi della mia serie misteriosa sui misteri su Isola delle Rose TV. È stato molto carino. Comunque fatemi sapere voi se questo secondo voi è un vero alieno, i video che abbiamo visto in generale. Fatemi sapere se sono fake o sono real, ovvero se sono reali o sono fake, significa falsi. E vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per andarli a visionare in modo con calma,
ma ecco, se non volete riguardare il video, se l'avete visto così tante volte e volete andare a guardare questi video, io sono l'unico canale che vi lascia poi i link, e di solito questi canali non li lasciano mai, e lo trovate, li trovate sul mio sito ufficiale giuseppegovinda.com, l'avevo detto molto italiano, ogni tanto mi italianizzo anche io. E che vi devo dire, ecco, mi sono divertito, è stato come un episodio pilota, spero ce ne saranno altri, e magari riusciamo a mettere like, se riuscite a mettere tanti like avrò più motivazione e ne farò altri. Per il resto ci sentiamo sempre qui su Isola delle Rose TV. Grazie per aver esplorato il mondo dei misteri e ci vediamo presto, ciao!